73-51, una partita bellissima. Termina così la partita, siamo arrivati alla fine, il risultato è stato 73-51, grande derby, un derby che ci ricorderemo. Ecco qua Pagani che si gongola di una partita, di un derby molto importante, perché si sentiva nell'aria una voglia di vincita da parte dello Spezia, però è stata una partita con Termocarispa Spezia. Beh, questo lo diremo. Com'è andata? Ma meglio di così non ci si poteva aspettare, perché è stata una partita molto intensa, l'abbiamo giocata con grande concentrazione sin dal primo minuto, la partita è sempre stata in mano nostra dall'inizio alla fine abbiamo dilagato quasi in maniera anche troppo clamorosa. Quindi possiamo dire che è stata una partita studiata a tavolino oppure l'abbiamo giocata giocando? Ma una partita che sicuramente è stata preparata nei minimi dettagli, devo fare i complimenti agli allenatori e alle giocatrici che hanno interpretato nel migliore dei modi questa partita, che era una partita molto delicata, molto importante, e quindi complimenti veramente di cuore a tutti. Comunque con onore, insomma, ci siamo visti uno Spezia che diviso in due sezioni, però vuol dire che lo Spezia lavora molto nello sport. Ma questo sicuramente sì, diciamo che il fatto che delle società oggi lavori nel basket femminile è una cosa importante, a Spezia c'è fame di pallacanestro, dovremmo solo fare tutti il massimo per poter portare il più in alto possibile le nostre società, e comunque bene, cioè vuol dire che c'è movimento, che c'è interesse e che c'è qualità. E c'è ancora un buon vivaio dietro alle vostre squadre? Beh, sicuramente noi puntiamo molto sul settore giovanile, ormai siamo consolidati con delle squadre alle finali nazionali giovanili quasi tutti gli anni, una o due squadre, per cui bene, insomma, stiamo cominciando a raccogliere i piccoli frutti. Oggi abbiamo visto in campo una 94 e una 95 con Giacchè e Crudo, che mi sembra non abbiano assolutamente demeritato. Dove vuole arrivare questo Termocarispa? Ma dove vogliamo arrivare, come tutti gli anni, cercare di fare il massimo, il meglio che si può. Credo che la cosa che tutti ci aspettiamo sia la promozione, perché quest'anno capita l'occasione che ci siano tre promozioni, sarebbe l'occasione da cogliere, però non si sa, quindi campionato duro, difficile, siamo solo all'inizio. Vinca il migliore. Beh sì, speriamo di essere noi. Grazie. Grazie a Pagani, auguroni alla prossima. Grazie altrettanto. Ti è piaciuta la partita? Certo. Ma per chi ti fa? Lo Spezia Basket Club. Ma l'altra società ti è piaciuto, lo Spezia? La Virtus Spezia è stata un po' forte per noi. Ma è stata bella la partita? Certo. Vieni sempre a vedere queste partite? Quando sono in casa sì, però quando sono fuori casa no. Ok, ciao amore, come ti chiami? Davide. Ciao Davide. Ciao. Ci col presidente dello Spezia, uno Spezia aggressivo, è riuscito a tenere e poi ha dovuto lasciare il passo alla Termocarispe. Come l'ha vista la partita lei? Ma la partita è che la Termo l'ha preparata molto bene, ha meritato anche di vincere con questo divario. Noi in campo non c'eravamo, speriamo che la Virtus si riprenda, perché questa è una sconfitta dura. Un derby veramente pesante, perché francamente può segnare un limite fra le due squadre. Ma non so se questo è il limite, per assurdo potrebbe esserci anche ancora più divario, però mi sembra che la Virtus non ha giocato, quindi per chi conosce questo sport non eravamo in campo, quindi per ora è superiore sicuramente alla Termo, onestamente ha meritato e strameritato di vincere. A onor del vero, come spettatori, Forza Spezia, c'è la Termocarispe, è una cosa un po' divisa a metà, pur sapendo che poi il tifoso si divide sulla propria. Per voi sentire dire Forza Spezia e non diretta a voi cosa vuol dire? Ma questo noi onestamente non ci tocca, nel senso che
non è il nostro problema quello di vedere se rappresentiamo più noi o loro Spezia. Loro sono una società presente sulla città da più tempo, è anche normale che il tifoso gridi Spezia, ma anche i nostri gridano Spezia, quindi questo non mi tocca. Bene, però invece vogliamo capire che alla Spezia c'è molta gente che si interessa al basket e lo fa fruttare come lei e come Pagani, cioè molte aspettative fra questa compagine. Sì, noi abbiamo fatto una squadra buona che può fare bene. Ora, onestamente, questo è un passo falso, ma non vuol dire niente. Noi cercheremo di fare il nostro meglio, di chiudere la stagione nel migliore dei modi. Proselitismi? Prego? Per il futuro? Ma per il futuro, già da adesso ci metteremo a capire cosa è successo, a lavorare per migliorarci. Io sono comunque ottimista, questa è una gara che non comporta nessun tipo di problema particolare. Grazie Presidente. Sera. Siamo con l'allenatore dello Spezia, uno Spezia che abbiamo visto leggermente mancante, però ha difeso come ha potuto un Termocaris che è stato preparato al massimo. Come l'ha vista lei come allenatore questa partita? Ma una partita che non ha molto qualità, ma una partita dove la mia giocatrice non buona giocato in attacco, molto individuale, molto palle perse, no pazienza, no calma, molto nervose, ma giocatrice a Termo molto forte in difesa, non lo so, noi molto buone difese, ma molto palle perse in contrapiede e molto tiro per male tiro per 3, 14-2. Io non lo so perché, dai, andiamo in penetrare, ma mie giocatrice non sto molto in attacco individuale, non buona. Ok, vediamo. Beh, comunque possiamo dire che due squadre spezzine si stanno portando avanti un campionato di grande lena e malgrado tutto, anche se questi due punti per voi sarebbero stati importanti, si può recuperare. Ma 22 punti per me non molto importanti, no. Termo una buona squadra, il campionato è lungo, noi lavoriamo, io adesso so cos'è noi. Bisogno lavoriamo in allenamento. Vediamo prossime partite. Io aspetto seconda partita contro Termo. Al ritorno vedremo come sarà la storia. Sì. Allora alla prossima, a domenica prossima che siete a Napoli. Sì, Napoli. A Napoli una squadra buona, ma per me tutte molto buone squadre in Nord 2, ma prima mie giocatrice hanno riposo, poi buon allenamento e vincere per psicologia contro Napoli. E noi abbiamo 3 partite per una settimana. Grazie e alla prossima. Grazie Drew. Ringraziamo così l'allenatore, il presidente e tutti quelli che hanno voluto collaborare con noi. Questo grande spettacolo che è stato per Spezia, un grande derby, una grande giornata, e a domenica prossima per un'altra partita. Armando i microfoni, un ciao ciao.